No, ci sono un po' di differenze rispetto all'anno scorso perché passare da una difesa a 4 con 4 attaccanti davanti sicuramente è diverso rispetto a una difesa a 3. Però stiamo lavorando, direi bene, per imparare tutti i movimenti che ci chiede il mister e piano piano si iniziano a vedere i movimenti giusti e quello che vuole il mister. Ci vuole un po' di tempo, però stiamo lavorando per questo. Tra l'altro per voi terzini il lavoro è aumentato rispetto allo scorso anno. Sì, però non è un problema, ecco. Ci stiamo lavorando e piano piano va sempre meglio, ecco. Però ci stiamo trovando bene anche con la difesa 3. Senti Matteo, è partito Angelo Bigonna che era insomma, la punta di lavanda della difesa, sono arrivati Bovo Moretti e Maximovic che conosciamo ancora poco. In cosa secondo te il pacchetto arretrato cosa ha guadagnato e cosa ha perso? Sicuramente Angelo è un giocatore di qualità e che nel giro della nazionale sicuramente non lo scopro, non lo stiamo a scoprire noi, ecco. Però guardiamo avanti e guardiamo al futuro e sicuramente sono arrivati giocatori di altrettanta qualità, da Cesare a Emiliano, che sicuramente ci daranno una mano in questa stagione. Insomma, tutti quanti si chiedono sulla fascia, c'è sempre un po' di dualismo perché tutti vogliono giocare, però adesso la quadratura sembra esserci anche con Danilo dall'altra parte, insomma, diciamo che c'è uno spirito di gruppo abbastanza consolidato ormai. Sì, no, per quanto riguarda il gruppo anche l'inserimento dei ragazzi nuovi è stato ottimo. Poi quelle sono scelte che aspettano al mister e noi siamo a disposizione e sta a noi quando siamo chiamati in causa a dare il massimo. In queste prime due amichevoli ho visto sia te che Danilo molto avanzati. È una richiesta del mister o siete anche voi proprio che con questo nuovo modulo avete più facilità ad andare avanti? Sì, magari anche col nuovo modulo siamo un po' più facilitati ad andare avanti, magari in queste due amichevoli che comunque siamo andati un po' più avanti anche per il valore dell'avversario, magari in stagione capiterà un po' meno, ecco. Però magari è più facile che ci troviamo in una posizione più avanzata, ecco. Senti, tu e Danilo avete caratteristiche un po' diverse, nel senso che lui comunque è un terzino maggiormente di spinta, quindi questo modulo si trova bene. Tu hai mai pensato, o comunque potrebbe esserci la possibilità di vederti giocare a tre sulla destra, come centrale sulla destra? Perché ce lo siamo chiesti durante il mercato, poi sono arrivati insomma altri due giocatori. Possibile o no? Non lo so, sono a completa disposizione del mister, queste sono scelte che farà lui, io sono a disposizione. Per ora ho sempre provato quinto di destra e sinceramente non è che decide il mister e poi io cercherò di dare il massimo in tutte le posizioni, ecco. È arrivata la stella ieri della squadra, tutti quanti insomma si aspettano tanto da Alessio. Tu come l'hai visto carico, tornato dalle vacanze, magari un po' rilassato, insomma. Sì, sicuramente per lui è stata un'annata positiva quella trascorsa, quindi sicuramente avrà tutta la voglia di fare altrettanto bene, ecco. È arrivato ieri perché comunque ha fatto la Confederation Cup che l'ha tenuto impegnato un mese in più rispetto a noi, però è tornato con la giusta voglia, credo, e con la giusta determinazione, ecco. Senti, sei un veterano, l'abbiamo detto, terzo ritiro, però questo è il primo in cui il Toro, sei totalmente un giocatore del Torino. Non penso che cambi niente, perché insomma è la tua professione, però sicuramente avrei iniziato questo ritiro con un animo un po' diverso, no? Sì, no, mi ha fatto piacere quest'estate essere diventato tutto del Torino comunque. Sicuramente darò qualcosa in più, ecco, sapendo come ho sempre fatto ad oltretutto. Però non è che cambia più di tanto. Fa piacere comunque la fiducia che
che mi ha dato la società e cercherò di ripagarla. Quali sono gli obiettivi tuoi per questa stagione? Ma più che altro mettiamo sempre in primo piano la squadra. Quelli della squadra, come sappiamo benissimo, è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. E poi sicuramente se farà un buon campionato la squadra avrà un beneficio i singoli. Ci credi una chiamata da parte di Prandelli? Non lo so, sinceramente adesso come adesso non ci penso, dovrò lavorare e dimostrare sul campo. Il 3-5-2 però può aiutare in questo senso, è poi più o meno il modulo della nazionale. Ma non lo so, quello starà, le valutazioni le faranno altri. Io quando scendo in campo, come già detto, cerco di dare il massimo e durante la settimana di migliorare. Poi vediamo.